Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo della coltivazione dell'olivo e della trasformazione dei suoi frutti. Infatti, vi spiegherò come coltivare al meglio questa pianta e, per i più curiosi, come trasformare le olive in olio. Ma anzitutto, dove acquistare una pianta d'olivo? Alla mia sinistra c'è una bellissima pianta d'olivo dell'associazione Unitalsi. L'Unitalsi è un'associazione di volontariato che è nata nel 1903 ed è tuttora presente in tutte le regioni italiane. La principale attività di questa associazione è l'organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes e in altri santuari internazionali. Tutti possono partecipare a questi pellegrinaggi, dai più giovani, dai bambini, ma anche adulti, anziani, sani, ammalati, veramente tutti quanti. E i pellegrinaggi vengono proprio organizzati con e per gli ammalati, che vengono appunto accuditi dai volontari di questa associazione. In questo fine settimana l'Unitalsi celebra la sua giornata nazionale e per questo motivo va a proporre delle piantine d'olivo come questa in cambio di un'offerta. Tutto ricavato servirà a sostenere le iniziative dell'associazione e anche a favorire la partecipazione ai pellegrinaggi delle persone in difficoltà. Per cui approfittate di queste iniziative sociali e supportate questa associazione andando ad acquistare una piantina d'olivo. Ma come coltivare al meglio questa pianta? Beh, se ben coltivata, la pianta d'olivo può superare anche i 100 anni d'età, come la pianta che vedete alle mie spalle. E fra l'altro, ogni anno ci garantirà delle ottime olive adatte sia al consumo fresco sia alla trasformazione. Il primo consiglio che mi sento di darvi è che quando andate ad acquistare una pianta d'olivo è sempre bene informarsi se la pianta in questione è una varietà da olio oppure una varietà da tavola, quindi una varietà adatta al consumo fresco oppure una varietà, diciamo, da trasformazione. L'olivo può essere coltivato in vaso, come in questo caso, oppure in terreno libero. Vi ricordo che l'olivo comunque preferisce dei terreni fertili, ben drenanti e con un pH neutro oppure subalcalino. In ogni caso, l'olivo non necessita di irrigazioni frequenti, è una pianta che tollera piuttosto bene la siccità e tollera altrettanto bene le basse e le alte temperature. E in particolare le alte temperature estive e le temperature invernali, diciamo moderatamente, fino ai meno 5, meno 6 gradi. Quindi se abitate in un territorio collinare o di montagna, quindi superate i 600-800 metri d'altitudine, ecco, io vi sconsiglio di coltivare questa pianta proprio perché gli inverni sarebbero troppo rigidi. Il trapianto va generalmente effettuato in autunno, si scava una bella buca profonda, distribuendo del concime, del letame maturo oppure del compost appunto da integrare al terreno. Fatto questo, le uniche cure di cui l'olivo ha bisogno sono appunto delle potature che vanno fatte a cadenza annuale. In questo caso la pianta è molto piccola, per cui possiamo lasciarla crescere tranquillamente alcuni anni e poi possiamo iniziare ad effettuare i tagli. Normalmente le operazioni di potatura si effettuano a fine inverno, quando la pianta è ancora in riposo vegetativo e i tagli non devono mai essere troppo marcati. Altra attenzione che dobbiamo sempre porre verso la nostra pianta è il controllo delle malattie, sia malattie fungine che colpiscono abbastanza di frequente l'olivo, ma anche ad esempio nel periodo di maturazione delle olive e gli attacchi da parte della mosca dell'olivo. In entrambi i casi ho già realizzato dei video appositi, sia sulle principali malattie criptogame, sia sulla mosca dell'olivo. Quindi vi lascio il link sia qui in alto nel video, ma anche in basso nella descrizione. Torniamo a noi, quindi, una volta ottenute le olive, possiamo sia destinarle al consumo fresco, ma anche possiamo, ad esempio, realizzare una salamoia, oppure ancora possiamo trasformarle in olio. Sembra un'operazione complessa, ma in realtà potete ottenere l'olio anche a casa vostra se disponete, insomma, di alcune piante d'olivo. Quindi dovete semplicemente dotarvi di uno strumento, del torchio, e azionarlo. E ottenere quindi una pasta, la pasta d'olive,
e lasciando poi riposare questa pasta, andranno ad affiorare delle goccioline d'olio che voi andrete a raccogliere. E quest'olio sarà proprio un olio molto pregiato, il cosiddetto olio da affioramento. Quindi non vi resta che provare. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace, di iscrivervi al mio canale per supportarmi e di scrivere anche un commento se il video vi è interessato o se avete anche qualche domanda, ma soprattutto di seguire tutte le iniziative dell'associazione Unitalsi. Io vi lascio tutti i riferimenti di questa associazione nella descrizione del mio video. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.